Forse mi ripeto come nelle ultime 6 settimane, 6 partite, posso solo dire bravi a questi ragazzi perché abbiamo anche oggi giocato su un campo quasi impossibile, un ottimo calcio. Dopo essere stati sotto di una rete, siamo stati bravi a recuperare ancora prima del primo tempo l'1-1 e poi al secondo tempo ho dovuto un attimino strigliare i miei ragazzi perché abbiamo concesso. Nonostante la nostra superiorità territoriale, abbiamo concesso 3 contropiedi che a me non piacciono. Gli ho detto che siamo ritornati un po' il vecchio Lugano che giocava, giocava, poi alla fine prendeva queste transizioni che effettivamente possono far male. Il secondo tempo siamo entrati benissimo, abbiamo giocato compatti, abbiamo tenuto le 2 linee molto al centrocampo, la difesa molto ben chiuse e abbiamo, penso, alla fine meritato ampiamente questa vittoria e questo è proprio il coronamento di gli ultimi 2 mesi, qualcosa di eccezionale, per cui bravi, bravi a questi ragazzi. Peccato che finisca adesso, andiamo in pausa, però se lo sono meritati perché è già da questo mese di giugno che hanno iniziato e sono tanti mesi che si sono impegnati e hanno dato il massimo. Non so, è difficile. Se guardiamo le ultime 6 partite, può arrivare lontano, però fare una previsione è difficile. Io ho sempre detto che noi siamo dal quarto al settimo posto e non cambio la mia opinione anche dopo questo filotto di risultato positivo. Bisogna essere umili, stare con i piedi per terra e giocarci a partita dopo partita. E questa è stata un po' dimostrazione oggi perché non era così evidente. Questo vuol dire che è un gruppo importante e che potrà ancora fare bene in futuro.